Ciao ragazze, torno con voi oggi con un video più strettamente legato alla sfera della maternità e quindi dei neonati. È un video che in qualche modo è in risposta o trae spunto, diciamo, da un commento che ho ricevuto su Instagram da Chiara. Le mando un bacio. Ciao Chiara. E Chiara mi chiedeva per l'appunto cosa avessi scelto per Giosuè proprio in relazione a questa fase particolare di crescita, no, del bambino che è legata allo svezzamento, quindi ai primi approcci con l'alimentazione e quindi con un'alimentazione che non sia legata esattamente al latte materno. Chiara ha una bambina che da quanto ho capito ha un mese in meno di Giosuè, quindi sono pressappoco coetanei, per cui le fasi, diciamo, no, che attraverseranno proprio in rispetto alla crescita sono bene o male le stesse. Innanzitutto io vorrei partire dal presupposto che parlerò della mia esperienza, un'esperienza che tra l'altro è in essere, quindi non è una cosa passata, collaudata, ma è un'esperienza per l'appunto in fase di sperimentazione anche attualmente. Certo, cercherò in qualche modo di specificare di che cosa sto parlando proprio perché ci si possa capire, ma specificherei proprio la differenza tra queste due scelte, perché poi sono due scelte che la mamma è chiamata a fare, o l'una o l'altra. Per svezzamento si intende se approccio semplicemente classico con cui una mamma lascia che il suo bimbo si approcci al cibo, all'alimentazione, per l'appunto non strettamente legata al seno materno. Quindi si parla delle classiche pappe a base di brodo vegetale, quindi di passato di verdure, le varie farine, quindi semolino, crema di riso, mais e tapioca, multicereali e via dicendo. Ce ne sono diverse. Integrare mano a mano cose più solide, più consistenti, di modo che il bambino abbia un approccio graduale e abbastanza lento al mondo dell'alimentazione. L'autosvezzamento in soldoni invece è una pratica, diciamo, che prevede che il bambino si approcci al cibo in maniera decisamente più rustica, nel senso di meno attenta e sbagliato, però sicuramente ecco meno pilotata, meno guidata dal genitore. Quindi è un approccio più libero, più autonomo del bambino al cibo. Il bambino viene messo a diretto contatto con il cibo, un cibo che è lo stesso con il quale si nutrono ecco i genitori, per cui non c'è una. Ecco, è arrivato Giosuè. Non c'è una distinzione tra ciò che mangia il bambino e ciò che mangiano i genitori, ma semplicemente il bambino mangia ciò che mangiano la madre e il padre a tavola con la madre e il padre nel suo ambiente, nella sua autonomia, sul suo seggiolone, con le sue mani, senza che venga imboccato. Sono il pane. Perché hai lasciato il pane lì? Quelle consistenze quindi rimangono invariate, cioè il bambino non viene per l'appunto accompagnato all'alimentazione passando per i vari step del liquido, quindi semisolido, solido e via dicendo, ma si approccia direttamente quindi dal latte materno alla consistenza reale dei cibi. Ovviamente questo con tutte le precauzioni del caso, quindi il fatto che gli alimenti non vengano non vengano salati, così come nello svezzamento. Quindi diciamo che c'è un'attenzione legata alla preparazione degli alimenti sicuramente, ma comunque questi stessi vengono proposti nel loro stato reale, effettivo, quindi non vengono trasformati. Lo svezzamento invece è esattamente il contrario, quindi prevede che ci sia un accompagnamento del genitore nei confronti del bambino per appunto approcciarlo, lasciare che si approcci alla nuova alimentazione da intraprendere. Lo svezzamento in qualche modo è sostitutivo dell'allattamento, l'autosvezzamento invece in qualche modo risulta affiancarsi, completare l'allattamento, ma non di certo sostituirlo. Questo anche in relazione al fatto che ovviamente un bambino piccolo che abbia 6, 7, 8 mesi sicuramente con l'autosvezzamento non ha modo di nutrirsi
con i pasti regolari, diciamo, ecco, non è, l'autosviezzamento è per l'appunto un approccio al cibo, per cui c'è l'assaggio, c'è la sperimentazione, c'è il conoscere la materia, le cose, ma non ci si può aspettare che un bambino di 7 mesi finisca un piatto di pasta e quindi abbia il pasto completo, ecco. Con lo svezzamento invece sicuramente c'è, a meno che il bambino non si rifiuti, un'alimentazione più piena, ecco, nel vero e proprio senso della parola. Quindi il bambino in linea di massima tende a mangiare comunque di più. In maniera del tutto generica, proprio per dare un'infarinatura generale, però io quello che invito sempre a fare le mamme in generale è proprio quello di è proprio il fatto di informarsi, cioè di arrivare a fare delle scelte che siano il più consapevoli possibile, e questa è una cosa che poi in realtà l'istinto di mamma diciamo sviluppa da solo, cioè è un tipo di approccio alle cose, alle scelte da fare per il proprio figlio, che avviene in maniera piuttosto naturale, il fatto di informarsi, di voler capire, di voler scegliere il meglio, scegliere per il meglio. E in questo senso io vi invito a visitare il sito dell'autosvezzamento, che è autosvezzamento.it, vi lascio comunque il link qui sotto, per capire un pochino meglio quello che è questo macrocosmo dell'autosvezzamento. Quello che io voglio dire è questo: innanzitutto di stare assolutamente attente e di valutare bene la qualità dei prodotti che utilizziamo per nutrire i nostri figli. La qualità dei prodotti che cosa vuol dire? Che sia nel caso voi scegliate di approcciarvi all'autosvezzamento, sia che voi scegliate di proporre ai vostri figli lo svezzamento classico, io quello che vi invito a fare è di scegliere per il meglio, per l'appunto, proprio gli ingredienti di base, quindi anche le farine, soprattutto le farine, a parte vabbè, le verdure, io vi invito ovviamente a utilizzare le verdure biologiche, perché sono di una qualità superiore, perché sicuramente vengono trattate in maniera diversa rispetto a quelle che non sono per l'appunto biologiche. Potete sfruttare le proprietà nutritive che si trovano nella buccia degli alimenti, cosa che invece vi invito a non fare nel caso in cui non prendiate alimenti biologici, proprio perché nel caso in cui non siano biologici, nella buccia rimangono i pesticidi, tutti gli elementi nocivi che sono presenti nei vari trattamenti che gli ortaggi, le frutte subiscono, per cui appunto la verdura, la frutta biologica consente di dare al nostro bambino anche le proprietà e soprattutto che poi sono quelle maggiormente contenute nella buccia, nelle bucce, quindi parlo di zucchine, parlo di carote, parlo di patate. Quello che deve essere di ottima qualità è anche il parmigiano e la farina intesa come semolino, come mais e tapioca, come molti cereali, perché molto spesso queste farine sono diciamo aggiunte di una serie di elementi assolutamente inutili e addirittura nocivi per i nostri figli. Per cui ad esempio io vi inviterei, o perlomeno quello che io ho fatto con mio figlio è stato quello di valutare bene, guardare bene gli ingredienti, accertarmi del fatto che queste farine non contenessero ad esempio latte, latte in polvere, latte comunque di qualsiasi genere, quindi che siano elementi puri, quindi ripeto, mais e tapioca piuttosto che molti cereali, ma che per l'appunto non contengano latte, questo deve essere specificato. Le pappe latte, che vengono spesso anche proposte come fase iniziale, assolutamente contengono il latte vaccino. Io sinceramente mi sento di sconsigliarlo, così come però inevitabilmente mi sentirei di sconsigliarvi l'allattamento artificiale, non perché sia da demonizzare, ma perché sicuramente è una cosa totalmente diversa rispetto al latte materno, che è l'elemento per eccellenza pensato per il nostro bambino. In ogni caso, valutare bene quindi quelli che sono anche questi alimenti primari, no? Le farine, anche gli omogeneizzati, che sono sicuramente una comodità, perché io ad esempio ero una di quelle mamme che diceva che non avrebbe mai dato al proprio figlio omogeneizzati acquistati, ma che avrebbe fatto tutto in casa. Sì, io cerco di fare tutto in casa,
Però è anche vero che, ad esempio, quando si è fuori, molto spesso, noi soprattutto siamo comunque una coppia giovane, tendiamo ad uscire, soprattutto i fine settimana, stiamo anche giornate intere fuori con il bambino. È una comodità il fatto di avere la frutta, ad esempio, pronta, no? Anche in quello scegliere il meglio, ci sono le marche più quotate, tra virgolette, anche più commerciali, che in qualche modo contengono anche parecchie schifezze, quindi zuccheri aggiunti, per l'appunto latte in polvere, cioè cose che veramente sono superflue rispetto a quello che noi stiamo dando al nostro bambino. Cioè, se io ho intenzione di dare la mela a mio figlio, non vedo perché insieme alla mela ci debba essere lo zucchero, il latte, amidi e controamidi, zozzerie varie. Per cui anche in questo senso tentare di prendere il meglio. Oggi fortunatamente c'è un'ampia scelta. Io come marca veramente che vi consiglio c'è sicuramente la Hip. La Hip è una marca biologica, per l'appunto, che fa un pochino di tutti, omogenizzati di carne, di pesce, di frutta e anche appunto le varie farine. Tra l'altro ha una diversificazione di farine che sicuramente non troverete nella Plasmon o nella Mellin, perché addirittura c'è la farina di miglio, la farina di avena, c'è la farina, non mi ricordo, multicereali, vabbè, i classici mais e tapioca, crema di riso e via dicendo. Io per l'appunto questa è una marca che vi consiglio. In ogni caso, attualmente nella maggior parte dei supermercati, degli ipermercati, ci sono marche legate proprio al marchio del supermercato, che propone una linea comunque biologica. Controllate sempre gli ingredienti, l'inci, e assicuratevi che non ci siano per l'appunto zuccheri aggiunti o conservanti, addensanti particolari, ma che la frutta, comunque l'omogenizzato che scegliete, sia il più naturale possibile, che poi è, voglio dire, dovrebbe essere la normalità. Sicuramente in questo senso, se sceglierete di iniziare per il vostro bambino lo svezzamento, il pediatra vi darà delle indicazioni molto specifiche sia sui tempi di introduzione dei vari elementi, dei vari alimenti, e sia su insomma le quantità da dare al vostro bambino di pappe. Io in questo senso devo dire una cosa, non che non mi fidi dei professionisti, ma sicuramente penso che una madre sappia in qualche modo, capisca, arrivi a capire poi nel percorso quello che è meglio per il proprio figlio. Il mio pediatra mi ha dato delle indicazioni precise. Quello che ho seguito e che è sicuramente utile e trovo corretto è il fatto, ad esempio, di inserire un alimento per volta, no? Nella pappa del proprio bambino, quindi per intenderci nel brodo vegetale, che di base è carota, patata e zucchina, inserire un nuovo elemento alla volta, quindi inserire in un primo momento la lattuga, in un secondo momento gli spinaci, in un secondo momento ancora l'indivia, in un secondo momento ancora tutte le verdure possibili e immaginabili, proprio per consentire a noi stessi, a noi mamme, di capire ciò che il nostro bambino accetta in maniera tranquilla e ciò che invece il nostro bambino non riesce in qualche modo a digerire, piuttosto che non accetta a livello proprio semplicemente di gusto, quindi non piace. E allo stesso modo, insomma, renderci conto se il nostro bambino è soggetto a qualche tipo di allergia o di intolleranza. Questo è sicuramente un consiglio che ho seguito. Allo stesso modo ho seguito il fatto di a livello di tempistica di iniziare con la pappa soltanto per il pranzo, poi introdurre in un secondo momento quindi le merende, poi introdurre in un secondo momento ancora la cena. Questo sì. Quello che non ho seguito del mio pediatra sono i consigli legati, ad esempio, all'introduzione, e qui entro in un argomento un pochino più delicato, degli omogenizzati di carne e di pesce, così come anche delle uova e via dicendo. Allora, io sono vegetariana e lo sono da quando è nato mio figlio, perché quello che ci tengo a dire è che il diventare madri in qualche modo vi spinge a farvi delle domande che probabilmente fino a quel momento non vi siete mai fatte, e che è una spinta questa legata al fatto, per l'appunto, di volere, o nei limiti del possibile, di quello che è nelle nostre competenze e possibilità, il meglio per il proprio figlio. Quindi, oltre a noi stesse, il fatto di non, che non ci siamo preoccupate per noi stesse per lungo tempo,
fa capire quanto sia troppo più importante la vita di un figlio, no? Tanto è appunto da porsi delle domande che fino ad un momento prima non ci si era mai posti. Io per l'appunto quindi non mangio le carni, non mangio sì i derivati, quindi vari formaggi, i latticini, le uova. Questa scelta è in realtà una scelta più di comodo, il fatto di mangiarli, continuare a mangiare i derivati, perché è anche una scelta di gusto, perché sono cose che amo, perché sono cose che a livello pratico un pochino ancora mi danno una mano, no, nelle varie preparazioni. Ma sono perfettamente cosciente del fatto che la dieta vegana sia la dieta per eccellenza e che sarebbe il meglio per l'essere umano. Ne sono cosciente sulla base del fatto che il fatto di avere un neonato e quindi di approcciarlo al cibo fa anche capire, o meglio fa vedere, fa toccare con mano quelle che sono le reazioni dell'organismo umano all'approccio ai diversi elementi, quindi ciò che l'organismo assimila come naturale, normale, non invasivo, e ciò che invece l'organismo in qualche modo rifiuta. O quantomeno fa capire che non è proprio il massimo della vita. E io mi rendo conto proprio con mio figlio, non che sia soggetto a sperimentazioni di chissà quale genere, però proprio con la semplicità dell'alimentazione, di quanto tutto ciò che concerne la sfera vegetale viene accettato senza alcun tipo di problema o di ribellione dell'organismo, e di quanto invece ciò che è di origine animale, fatto presente, tenendo presente che io a Giosuè non ho mai dato le carni e non ho intenzione di dargliele, quindi parlo dei derivati, anche con i derivati io mi rendo conto di quanto le reazioni di mio figlio a questi alimenti siano assolutamente evidenti e notevolmente diverse rispetto all'introduzione dei soli vegetali. Parlo ad esempio del parmigiano, parlo ad esempio di tutti i latticini in generale, perché io a mio figlio ho fatto assaggiare la giuncata, quindi il formaggio fresco, ho fatto assaggiare lo yogurt, ho fatto assaggiare per l'appunto il parmigiano, quindi tutti elementi che sono a base di latte vaccino, e la reazione immediata di mio figlio è stata quella di cospargersi nel viso di chiazze rosse, rossissime, e anche di bollicine qualche volta. Bollicine sotto pelle immediate, dopo una mezz'ora questo genere di sfogo spariva completamente. Ma Giosuè ancora oggi, nonostante siano quasi un mese e mezzo, insomma, che mangia queste cose, continua a manifestare questo tipo di reazioni, che sono minime, assolutamente sì, ma che denotano comunque il fatto che l'organismo umano non sia consono, non sia ideato, non sia stato creato per l'assimilazione di questo genere di materie. In ogni caso, quello che voglio dire è che per l'appunto non ho seguito il mio pediatra per quel che riguarda il consiglio, comunque l'indicazione di integrare gli omogenizzati di carne e di pesce, dicendogli assolutamente che non avevo intenzione di farlo. Lui ovviamente mi ha consigliato di fare il contrario, e io in realtà vado dritta per la mia strada. Sì, sono professionisti, sì, sicuramente ne sanno più di una persona normale, ma credo anche che ci sia, anche nel settore del professionismo, tantissima ignoranza rispetto al discorso dell'alimentazione. Per cui in questo senso mi sento di fare più io da mamma che non di seguire il consiglio di un esperto, non tanto in alimentazione quanto in pediatria, che è una cosa un po' diversa. In ogni caso, sulla base della scelta che farete, di comunque stare attenti a quello che date ai vostri bambini, e non tanto a quello che date, cioè date in tranquillità, ma comunque di stare attenti alle reazioni che i vostri figli avranno, no? Con l'assunzione di alcuni ingredienti piuttosto che di altri, e quindi in qualche modo regolarsi di conseguenza. Sono vegetariana e sono arrivata a questa consapevolezza proprio sulla base di un percorso informativo molto molto assiduo fatto da quando è nato Giosuè, perché è necessario farsi delle domande per potersi dare delle risposte e scegliere per i propri figli. E io a queste domande sono riuscita a dare, tramite l'autoinformazione, delle risposte molto molto serie, molto concrete,
che non ho potuto ignorare, non ho potuto fare a meno di considerare, e quindi ho fatto questa scelta per la mia vita. Automaticamente, ovviamente, questa scelta si riversa in questa prima fase di vita anche su mio figlio, perché è ciò che io ritengo giusto, è ciò che io ritengo che gli possa dare il meglio, gli possa fornire degli strumenti migliori a livello fisico, a livello di salute, a livello di approccio alla vita, di considerazione degli esseri viventi nella loro, senza voler stravolgere, no, l'importanza dell'essere umano rispetto a quella di un qualsiasi animale, ma mantenendo comunque un livello di civiltà e di amore verso la vita che sia assolutamente presente, evidente, senza troppe incertezze, che sia abbastanza chiaro. Sarà poi lui, ovviamente, da grande a fare le sue scelte, a scegliere ciò che meglio riterrà opportuno, ma sicuramente quello che io voglio fare per lui oggi è quello di indirizzarlo in un certo modo. Dopodiché, dal momento in cui mio figlio mi manifesterà la curiosità di provare alcune cose o mi chiederà alcune cose, assolutamente avrà la libertà di sperimentare e di capire da solo, in autonomia. Ovviamente questo in un secondo momento, perché adesso Giuseppe è piccolissimo e comunque per i prossimi anni rimarrà piccolissimo. Però ecco, per intenderci, se mio figlio ha 3 anni mi dovesse chiedere di assaggiare la carne, mio figlio assaggerà la carne e sceglierà in qualche modo se continuare a mangiarla oppure no. Magari ecco, non saranno i 3 anni, sarà più in là, ma comunque ecco, laddove mi dovesse fare e dovessi io vedere in lui una curiosità rispetto ad alcune cose, ha sicuramente modo di sperimentare anche quelle. A me è stato utilissimo il testo di Michele Riefoli, che è un testo che io ho, Mangiare sano e naturale con ingredienti vegetali e integrali. È un testo che ho acquistato dopo aver visto, insomma, un video di Onorina, di Pepper Chocolate 84, e che mi aveva incuriosito tantissimo, per cui io ho iniziato a l'ho acquistato, ho iniziato a leggerlo e con mia immensa io ero incinta con mio no dopo era Giosuè era nato da poco comunque con immenso stupore ho potuto constatare il fatto che c'erano una serie di informazioni anche legate veramente al per l'appunto allo svezzamento, all'allattamento materno, a una serie di cose, comunque di approcci per l'appunto all'alimentazione che a maggior ragione possono essere sviluppati in maniera migliore, capiti proprio a partire dalla tenerissima età, per cui per me era proprio l'ideale, no? Ed è un testo veramente fatto molto 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 bene, che io vi invito ad acquistare. La mia scelta personale rispetto quindi a Giosuè e allo svezzamento, all'autosvezzamento, è stata quella di in qualche modo combinare le due cose, cioè io credo che nell'una nell'altra cosa, nel mio caso, è stato l'ideale. Perché? Perché da una parte lo svezzamento diciamo prevede una meccanicità che io non condivido al 100%. Allo stesso modo l'autosvezzamento trovo che sia invece un pochino troppo per me, perché da mamma ho comunque delle ansie, che 2 mesi non abbia neanche un dente, per cui ovviamente io non me la sento di offrirgli dei cibi che siano particolarmente difficili, no, da masticare. Nonostante Giosuè abbia delle gengive fortissime ed è in grado di ciancicare la qualunque, però ecco, mi sono trovata anche nella condizione di vederlo diventare rossissimo in viso perché gli era andato di traverso qualcosa. È vero sì che loro hanno la capacità poi di tirare fuori quello che hanno dalla gola, però è anche vero che è un rischio che tu corri continuamente, quello di dargli delle cose che non sono prettamente adatte a loro. Io in questo senso quindi ho scelto di fare un misto delle due cose, nel senso che ho proposto le pappe a Giosuè. Giosuè mangia di tutto, cioè mangerebbe anche i sassi, per cui non ha avuto problemi.
Allo stesso modo però propongo dei cibi che siano più solidi, quindi se faccio le patate lesse gli do la patata, gliela schiaccio un pochino lì e lascio che sia lui a mangiarla da sola, quindi a toccarla, a sentire che non è liquido ma che c'è qualcosa di diverso. Josué mangia il pane tranquillamente, il culetto del pane, all'inizio glielo davo tostato, quindi di modo che rimanesse più duro e che lui riuscisse ad ammollarlo con le gengive, con la saliva, ma che comunque non avesse la mollica morbida a contatto, che è un pochino più ostica, un pochino più antipatica. Adesso mangia anche tranquillamente il culetto del pane morbido, la mollica è in grado di sgregarla e ingoia anche quella. Così allo stesso modo la frutta, quello che vi consiglio di fare è di stare attenti eventualmente se date la frutta in pezzi alla mela, che è il frutto un pochino più antipatico, no? Nell'essere mangiato così com'è, perché può andare di traverso, si staccano i pezzettini, possono andare di traverso. Una frutta che lui mangia assolutamente volentieri invece è la pera matura o anche non matura, lui se la ciancica e la manda giù tranquillamente, gli do il pezzetto nelle mani, lui si fa il bagno di pera, però gli piace un sacco. Allo stesso modo di stare attenti con la banana, perché ovviamente le banane si schiacciano che è un attimo, allo stesso modo quando Josué comunque mette in bocca e stacca il pezzo tanto, sicuramente non gli si staccano i pezzettini e quindi è un pochino più antipatica da mangiare così. Però in linea di massima io gli do modo di toccare tutto, anche quando gli do le pappe io ce lo faccio imbrattare con le mani, cioè lui tocca, non mi faccio problemi io che si sporchi lui, perché voglio che abbia il contatto con il cibo. E quindi insomma io diciamo che mi giostro tra le due cose. Oltre a questo c'è da dire che io lo svezzamento non glielo propongo come sì, da una parte è un'alternativa all'allattamento effettivamente, però è anche vero che Josué ha già 9 mesi, quindi un pochino allentare con l'allattamento anche per me mamma non è male, vi devo dire la verità, perché l'allattamento è una cosa molto molto impegnativa nel tempo. Per cui il fatto che una poppata venga sostituita con la pappa, a me, vi dico la verità, va bene, va più che bene, anche perché comunque Josué rimane con la poppata della mattina, eventualmente anche una il pomeriggio e la sera, per non parlare della notte che è attaccato continuamente al seno, per cui non è che io gli ho tolto il seno, assolutamente non è mia intenzione, non voglio questo, il seno verrà tolto quando io in qualche modo non avrò più latte, perché lui non mi richiederà più il seno, perché voi sapete che il latte viene prodotto se c'è una richiesta da parte del bambino, quindi se c'è il ciucciare, no? Se il ciucciare non c'è più, automaticamente il latte torna indietro e arrivederci e grazie. Quello che io vi posso dire quindi è di in qualche modo creare il vostro tipo di approccio del bambino all'alimentazione, studiarlo, ma neanche studiarlo, seguire vostro figlio, seguite il vostro bambino, perché lui in qualche modo si fa capire, vi dà delle direttive, delle indicazioni su quello che gli piace, su quello che non gli piace. Ecco, una cosa importante sullo svezzamento. Lo svezzamento non deve essere un'imposizione, non ci deve essere secondo me la pretesa da parte della mamma che il bambino mangi e mangi tutto e mangi bene e mangi pulito, questo non è possibile, magari la prima volta non mangerà affatto, la seconda volta nemmeno, la terza volta forse storcerà il naso, la quarta forse un cucchiaino lo assaggia e via dicendo. Io devo dire, sono stata fortunata perché Josué, ripeto, ama mangiare e mangia bene qualsiasi cosa. Però ecco, non ci imponiamo che i nostri figli siano dei robottini, perché questo non è assolutamente possibile, sarebbe comodo sicuramente, ma sarebbe anche molto meno emozionante e bello da vivere, per cui sicuramente ecco, la pazienza di proporgli le cose e di aspettare i tempi del bambino, non di certo quelli che noi vorremmo. Spero di non aver dimenticato niente, ho fatto capire quello che è il modo in cui io la penso e in cui cerco di approcciarmi alle nuove fasi di crescita e di sviluppo di mio figlio. Se avete delle domande chiedete pure qui sotto, vi mando un bacio, ciao!